Allora se per favore prendete no, iniziamo. Oh no, domani. No. Allora, anche se ci siamo salutati tutti, buonasera, abbiamo ancora una volta tra di noi Giuseppe Costa, che non dimentica di passare di qua quando si trova in zona, e di questo lo ringraziamo molto. Beppe Costa è innanzitutto un amico importante, dove sta? Potete parlare mai con te alle mie spalle? Allora dicevo che è un amico importante, perché è un intellettuale a tutto tondo, è uno scrittore, è un autore di testi teatrali, è un sperimentatore, è un libraio, è un editore, infatti ha pubblicato libri di personalità che hanno segnato la cultura italiana e non solo. Ha pubblicato libri di Alberto Moravia, di Anna Maria Ortizia, di Dario Bellezza, di Manuel Montalbano e tanti altri. E a questo è rimasto poi legato sempre da una grande amicizia. Per me, per noi, però Beppe Costa è soprattutto poeta. Un poeta che pur avvertendo il disagio del vivere, esprime la voglia di amare, il desiderio di amare veramente, la voglia di vivere, la speranza in un futuro migliore. E sono tantissimi, è vero che non provo a dirvi, sono tantissimi i premi che Beppe Costa ha ricevuto nel corso degli anni per la sua produzione artistica. Inoltre Beppe è solito accompagnarsi a belle donne, ma donne belle ma intellettualmente interessanti, e anche stasera è accompagnato innanzitutto da Marcella Dio, la prima ragazza, da Marcella Letta, non mi veniva il nome, da Marcella Letta che è con il suo libro Eros, e poi da Lidia Arena, da Stefania Battista. Quindi ci sono tutte le premesse per una bella serata. Passo il microfono a Beppe Costa. Non vi aspettate che io vi annoi con parole che illustrino o che decantino la testa, assolutamente no. Non vi aspettate una delle classiche presentazioni dopo tre minuti, uno si addormenta, no. Quello che invece vi dovete aspettare è intanto il mio ringraziarvi dal cuore, ma con le prove, perché a me non piace, anzi faccio prima una parentesi, io non ricevo premi, cioè siccome a una certa età per avere un ospite gratuito ti dicono ti diamo una coppetta, allora ti chiamano, quindi non è che io partecipo e vinco i premi, no, mi danno premi alla carriera, solo pochi giorni fa mi sono accorto di averne avuti tre. Invece quello di Ostia mi sembrava il primo, per cui ringraziare finalmente. Non li guardo veramente, mentre ho guardato attorno a questo paese che quando io ero piccolo era mezzo analfabeta, adesso che è alfabeta è ancora più mio. In tutta questa ignoranza, quello che dicevi tu, quindi io
per grazia ricevuta, perché vengo da una famiglia povera e che era analfabeta pure, come mia nonna o mia madre che aveva fatto la seconda elementare, ma era molto più che un laureato in filosofia di oggi, in filosofia, per cui ha saputo comprare case, dirigere l'imperio, insomma, una grande donna. Quindi dicevo che nella vita ho poi con questo naso ho scoperto. E quindi adesso perché dico questo? Perché in effetti Marcella, come Stefano Battistello o Liliana Arena, sono quello che mi è stato tolto, perché mi è stato tolto un dono, cioè quello di avendo questo naso e avendo rifiutato Goliata Sapienza, ad esempio, me l'hanno fatta morire di fame, senza neanche i soldi per le sigarette, mentre oggi è tradotto in tutto il mondo. E così per quando hai accennato tu, Anna Maria Ortese, me l'hanno fatta morire di fame. Mi hanno fatto morire di fame e di malattia Dario Bellezza. Quasi sempre mi hanno fatto morire di fame. Montalbano, che è molto ricco per quando sono, è molto giovane, e mi fa dispiacere. Arravalle, che ancora in Italia non è conosciuto, l'inventore del teatro panico, è conosciuto in tutto il mondo, Otantelli, ancora in Italia non lo sa nessuno. Se io dicessi che è lo scopritore di Jodorowsky, forse Jodorowsky, siccome fa la magia le carte, ma Jodorowsky, quando l'ho pubblicato io, faceva arte, faceva cinema, che gli italiani, che li scrivo sui giornali, non capivano. Quindi questa è la premessa. La seconda parte, perché vengo qui? E allora, la poesia normalmente ormai si fa nei bar, si faceva anche tanto tempo fa, pure nei bar, ma anche le librerie erano pochi, e si facevano anche nelle librerie, però oggi nei bar, per cui tu vai, presenti un libro, dai le parole, nessuno compra un libro, perché costa troppo, e poi vedi che le bottiglie di vino da 30-40 euro, e quando fece il libro, manca una cosa, donna, non sai, costa, noi abbiamo una percentuale di cibo che milioni di volte più del libro, eppure, come diceva una signora poco fa, quando un bambino vede il libro non lo lascia più, non lo lascerà per anni, vende un giocattolo, lo distrugge dopo 3 minuti che non lo guarda più, ne vuole un altro per distruggerlo. E quindi il libro è fondamentale, e una libreria come questa, io auguro mille anni, guardate che ho scritto, però anche dopo sarò sempre qui, già mi prenoto per il vero, che ho visto che adesso forse facciamo un resto anche qui. Perché la mia gioia, perché c'è qualcosa che io scopro e che mi continua. Tanto è vero, quella macchina, come dicevano le signore, non è per registrare le poesie che abbiamo, come tu sai, registrate bene, ma è per registrare questo che dico a proposito di questa libreria. Cioè che la sento, sono 3 anni che tengo qua, sono 3 anni che ci siete voi. E quindi dico al pubblico, aumentate per favore, aumentate non per sentire me, ma per portare i nipoti, i figli, i bambini, possibilmente con gli insegnanti. È una guerra, ma fatela questa guerra, perché senza cultura sarete governati come ci governano da 20 anni, solamente con l'apparecchio televisivo. E quindi, per poter diventare divinità, bisogna avere Eros. E guarda caso questo Eros di divinità, di divino, potete averlo per tutta la vita, perché in fondo la poesia non è ciò che scriviamo uguale a quello, come la lista della spesa, quello che manca, può essere anche che quell'Eros che manca, noi lo scriviamo perché lo immaginiamo, non è che usciamo e possiamo andare a comprare, per cui è la cosa più preziosa che può esistere nell'universo, anche se poi durante le nostre giornate vedo venire la benzina, l'altro, la macchina nuova, vedo dove andare a pagare. Pare che all'Eros, all'amore, pare che non ci pensi più nessuno. E io mi domando, com'è possibile? Se si fa una fatica per diventare due, poi si cercano di avere due stanze diverse dove dormire, due televisioni diverse da guardare, due giradischi da suonare, non vorrei dire due scarpe per camminare perché sono 4, due macchine per potersi andare in giro, due vacanze diverse. Lo dico, pur avendo un'età, come dire, avanzata,
E lo dico perché di questo parla, a differenza del mio, perché io fossi una donna sarei, se avessi una parte più grande su me, sicuramente sarei grande, ma io, è vero che amore Eros è la stessa cosa, ma io quello che scrivo neanche riesco, me ne sono appropriato, cerco di, sì, perché in più, mentre io non ho, non mi cura di chi mi legge, se qualcuno mi legge, le donne, come ho scritto nella relazione, hanno sempre più problematiche quando scrivono, devono stare più attenti, perché o il marito, o l'amante, o il figlio, come un'amica mia, delle gambe, che quando pubblicava il primo suo libro, uno di donne con rovina, i miei figli l'hanno preso per puttana e gli hanno detto che è già avuto dei seri guai con i figli. E così come è successo alla maggior parte delle poche donne che scrivono la stessa Corriata Sapienza. Oggi penso che parecchi conoscono l'arte della gioia, parecchi si incontrano in quel libro parecchie donne, però lei ha quel libro l'ha tenuto, come dire, scritto per 40 anni. E quindi dice, adesso forse il mio discorso è stato largo, lungo e andava apparentemente lontano, ma in effetti io così ho sentito la mia amica, e in questo senso ho scritto l'introduzione, nel senso che scoprire qualcosa di così bello, attenzione, in Italia moltissimi scrivono le poesie, ma le donne della sua età, della tua età, della nostra età, scrivono come una rabbia contro l'uomo, con un corpo devastato, un sesso che non c'è più perché non ha nulla di dire quell'altro, ma insomma, cioè, quasi tutte si trovano davanti alla poesia depressa, non la persona depressa, la poesia depressa, perché poi la signora si fa bella, va dal parrucchiere quando deve presentare il prospetto, magari un po' lo regala alle amiche e per un giorno si solleva, però quello che leggo è sempre tutto uguale, come una certa narrativa americana, no? La narrativa americana è fatta di due persone che non si vedono da 40 anni o da 20, poi lei riceve una telefonata di uno che è 20 anni prima là, e va subito dal parrucchiere, subito, capito? Io capisco, cioè, che quello che ora dico delle donne vale anche per gli uomini, naturalmente. Sì, sì, no, no, dico vale anche, e benissimo subito, perché le donne sì, e benissimo, non c'è bisogno di loro, ma bisogna dare la necessità, e dice, sto zitto con un uomo in mano, vedete perché, quindi dopo sappiamo che non funziona, speriamo che questa mia introduzione abbia preso in qualche modo. E allora andiamo. Eh sì, per evitare la caduta dei per appunto ascoltare, per dimostrare quello che sto dicendo, altrimenti la mia voce è troppo lunga, inviterei subito Liliana a darci uno squarcio di quello che intendo dire. Lei, siccome è ciecata, perdonatela, che sì, si è stampato in corpo di sciocco, ma vengono tutti dal libro di questo, sempre per far finta, perché tanto non c'è. Ascoltiamo. Ah, ecco. Ho visto vecchi di 20 anni, a passione di 3 anni, il capodanno, fiacchi in una vita. Ho visto vecchi di 14, senza lo sguardo, originariamente. Il cuore sordo come amputato, sul tuo cammini, e più rinnovi le reazioni nucleari che ti rendono la vita. Più forte, non si sente. E perdiamo? Più perdiamo. Tu sei la roba del mistero, il boato della gioia, l'assenza della noia, l'usuraio dell'amore, in eterno, nel mio andare, Eros Artigiani. Il giorno in cui tu sarai cicala e rinsecchita, e quando della tua vita non resterà altro che l'eterno canto estivo,
senza più cani intorno alle tue ossa elementali. Io ti vorrò lo stesso, che non puoi stanco, ma non ti terrò rinchiuso in un barattolo imploso, dove cielo e le stelle sono fuori della casa, nella presunzione bambina di farti respirare. Perché tutto l'universo deve sapere che c'è un uomo che mi ha reso Dio e ha cambiato la mia essenza di formica, perché tutti hanno diritto alla carezza della luce del mattino, anche l'aurora. Io, sorella al sole e al sereno, madre dei venti e degli astri, con le dita decido il colore del cielo, e intreccio il cestino che darà riparo al tuo corpo infermo, tornato come bambino. Mi scuote il pensiero che tu a me preferisca la notte e il suo buio. Tremo che un giorno la cuna si farà vuota e tu, stanco della mia giovinezza, cancelli la traccia di ogni carezza e sparisca. Davvero credi di riuscire a riamare l'ombra dopo aver saturato la luce? Per te, io rinasco in un uomo che mi piace molto. Per te, io fiorisco in uomo e mi apro il sole. Per te, io mi bagno di rugiada e mi asciugo al vento. Per te, io mi agito in mare e percorro le onde e mi abbandono alla corrente, aspettando di sposare. Per te, io mi ricopro di ricordi. Per te, io mi travesto di sogni. Per te, io apro le ali o le ripongo a terra. Per te, io mi sporco di fango e mi innalzo oltre l'odio. Per te, mi ferisco il cuore. Per te, credo. E mi preparo un mondo per te o per me che è la stessa. Io mi permetto di leggere un'altra che mi ha colpito particolarmente, dato che si parla di Eros, penso che anche questa rientri, diciamo, in questo contesto. Non so se la riuscirò a leggere bene, perché sei immorale, donna di quadrigio, io ingenuo che pensavo di raggiungere con te la Tarassia, seguendo il percorso di Kundalini per raggiungere Vishnu. Io che credevo che il bagno di massima libidine sarebbe stato sfiorarti la pancia guardandoti negli occhi. Invece, girati, va per la tua strada, segui il tuo immondo destino, sei sconcia e fuori nuovo, perciò perfetto. Convertiti e credi a Epicuro, così mi hai risposto. Quando la smetterai di darmi sempre nuovi motivi per amarti? E con questa io mi fermo. Due visioni della poesia, donna e uomo, si incontrano nei venti di Iram. Quindi non è la donna che scrive, o almeno è la donna, ma è anche l'uomo. E tra l'altro poi insegna e nella scuola tenda, al liceo tenda e si diverte, credo che i ragazzi, si diverte molto con la poesia altrui, che adesso, voi non lo sapete, ma è abbastanza emozionata, si è tolta tutto quello che poteva togliersi di dosso. Quindi se comincia a star meglio, si tolta l'ultima paura, però è bello, ti posso dire che quasi tutti noi stremiamo quando abbiamo un pubblico, sia di una persona che di tre, perché in fondo ci guardano, ci vedono, ci giudicano, ci portano anche via, come hai visto qualcuno già al tuo libro, senti un modo di gioia perché poi evidentemente si riscontra in quello che scrivi, che ripeto, lo ripeto ancora una volta, come l'ho detto prima, è come l'ho scritto, è un libro d'amore in senso pieno e si incrocia col mio, ma il mio ha delle carenze, è scritto da un uomo. Da un uomo che gioca a questa particolare cosa, e tu ancora, non avendo vissuto come me 50 anni di Andreotti, quando ero piccolo, Andreotti,
si augurano morte mentale, le statistiche non ci sono e mi hanno ammazzato gli annacci invece, che per fortuna, come dicevo, adesso lo conoscono almeno un po' di più. Allora, adesso do il compito per l'altra parte dei poesie di Marcella, perché è più quello che noi scriviamo che non quello che poi noi possiamo dire a nostra discolpa per scrivere poesia ancora oggi, che pare che in Italia se ne faccia poco, se ne fa tanto per la verità, ma dove si fa appunto nei bar. Allora Stefania ci sorseggia quelle più pericolose probabilmente. Io non ho un mito, sono solo un'astrazione bipolare. Non c'è nulla che non possa comandare. Ma cosa me ne faccio del potere se non ho l'amore? Non muta, ma bendata, smetterò di giocare col dolore, di emettere bestemmie con la presunzione di dar bene, quando le mie labbra da sempre schiuse verranno sigillate dalla famiglia di un bacio. Anna dice le stelle figlie della luna e ha scoperto che anche l'altalena ti regala quella muta sospensione che ti tuffa in mezzo all'apparire. Non mi chiede quale trucco non le faccia cadere, ma pensosa si sporge a prendere per mano le sorelle. Anna dice che le stelle le sono la sua patria naturale, perché lei si trova sulla terra solo per amare. Verranno a prenderla un giorno per riportarla in alto, perché è qui solo di passaggio. Anna dice che le stelle non cadranno mai, ma per precauzione fa un ombrello con i bracci. Già conosce il potere dell'eccezione. Se proprio ti devo assimilare a una misura del mondo conosciuto, dovrò ancora a lungo faticare per ritrovare il nostro amor caduto. Io ti vedo nel triangolo perfetto, nel circolo del matematico infinito, nell'uva pigiata con dispetto da chi di poco avvezzi all'inaudito. Come vorrei trovarti adolescente in una goccia di mare addormentato, come un dio di un tempo muto e andato che mi assapori come padre del suo mito. Questo tuo poliedrico alfabeto io ora bacio senza conoscermi l'ordito. Ho rubato l'orologio di Dei e ho spostato le lancette avanti. Mi hanno scoperta, ora sconto la mia pena, ma almeno ho vissuto il momento, la gioia del ritorno. La piccola fatica mi ripaga dell'attesa. Ora sopra il cielo non c'è nemico, prova solo in via. Avevano un'età sicuramente superiore a quelle che c'ha Marcella. Non me ne sono potute portare in giro, qualcuno me lo sono potuto portare in giro, che scriveva poesie un po' più Gerolando, no? E queste persone hanno vissuto questa parte di Italia che è Tetina negli ultimi anni. Io li ho incontrati, la differenza è adesso che io non ho più obblighi né impegni nei confronti della società, ho cercato di fare anche del lavoro, perché quello che facevo io lo fa mio figlio, e quindi mi posso trascinare Liliana, Stefania, per bar e per librerie, come stiamo facendo, perché noi siamo in una scuola, ma poi palabra nel mondo che faremo, insomma, il nostro piccolo dovere, quindi chi vuole di voi, lo dice già, lo faccia pure, perché in Italia c'è di tutto, le barzellette, le piccherie, manca questo atteggiamento nei confronti della poesia, che non sia quello che diceva mia nonna, che in parte aveva ragione, fare l'idraulico, non scrivere poesie perché non guadagnano niente, in parte mia nonna aveva ragione, non è ancora peggio, perché quando io ero ragazzo, insomma, bene o male, non mi si pigliava in giro, adesso oggi si piglia in giro, anche
anche se poi alla fine devo dire che è l'unica editoria che funziona, perché su alcuni versanti del mondo poetico, cioè quelli che a tutti i costi vogliono stampare il libro con i loro ghetti per rimanere come l'hanno richiesto nella storia universale, mentre sarebbero bene andare gli insegnanti, che almeno quelli hanno lo stipendio, e questo è l'unico mondo dell'editoria che sta funzionando. E quella dei bambini, ed io ci ritorno, perché non so se te l'ho detto, io torno qui, nell'inverno, quando fa buio fresco, perché abbiamo bisogno del buio per farvi un pochino spaventare. Quindi questa è una promessa che vi faccio. E, allora, siamo a metà della questione. Tu sei pronta? Tu sei pronta. Abbiamo deciso, perché in un paese come l'Italia, che i poeti si ammazzano fra di loro, voi non lo sapete, ma i poeti si ammazzano fra di loro, ai brevi, quelli là, però non quelli che tu accennavi, si telefonano, si fanno raccomandare, e veramente si può dire che a volte non c'è categoria peggiore dei poeti. Ebbene, fra ieri e oggi, ecco, facciamo un po' la campagna, perché qui è stata un po' la mia fortuna, pur essendo siciliano, a parte il primo Alfonso Gatto a Salerno di tanti anni fa, però tramite Casa della Poesia, che voi conoscete, Baronissi, pochi chilometri di quando avevo pubblicato il libro precedente, oggi, ieri anzi, ma oggi è arrivata la lettera, ho scoperto che Sergio aveva lasciato una copia in quella che era l'Ugoslavia, in Bosnia, e oggi mi ha scritto un detto culturale all'ambasciata, che con una insegnante hanno cominciato, non avendo il mio indirizzo, non potevo dire per me, hanno cominciato a tradurre le mie poesie in serbo croato. La cosa che mi ha meravigliato e che non sono partiti dalla poesia più quella che uno pensa che anche ora che la luna, ma sono partite da una poesia che non leggo quasi mai perché è lunghissima, ma che è la mia biografia e si chiama Teoffetto. E quindi questa lettera lunghissima dice, mi ha ricordato il biografo di Mozart, che parlando di Mozart dice lo chiamerò Mozart soltanto, scusatemi, per distinguerlo dal padre, che giustamente, mentre quando metto nome, cognome, indirizzo, è il padre. Però questo mi dicono, ti chiamiamo Beppe, perché sentiamo che sei, dalle tue poesie sentiamo che sei nostro. Non c'è stata nessuna lettera, non li conosco, non so chi sono, ma ho ricevuto questa lettera, prendo un libro che viaggiava. Quindi questa è una maniera pulita e bella, ed ecco perché rispetto ad altri poeti noiosi, che anche tu hai conosciuto, che sono però famosi come la Spaziani, che campano sulle spalle degli altri poeti che gli danno i soldi per le loro associazioni. No, c'è di peggio, c'è Elio Pecora che di peggio, c'è Dante Mattia che ancora per carità, che muore, hanno fatto cose che noi non abbiamo fatto, e per questo possiamo non solo camminare per strada, ma anche a 80 anni essere belli, perché in fondo, anche se stamattina mi sono fatto un po' più bello, belli lo siamo. Non volevo dire, io volevo distrarre la bellezza veramente di quello che è il tuo canto, trattando un argomento, insomma, a rischio. Quindi però solo un assaggio, ci vuole il libro poi, giustamente, se lo compra. Allora, adesso io sto perdendo tempo perché non sono abituato, io sono abituato a parlare degli altri, ma non degli altri parlino di me. Dammi il microfono, fammi fare.